Ciao ragazzi e bentornati nel canale. Oggi un video unboxing, anzi non lo definirei neanche unboxing. Un video misto unboxing e rompicapo. In quanto mi è arrivato finalmente da Hyde Store il rompicapo di Hyde e di Jack Nobile. Pensate bene, l'ho ordinato il 14 giugno e mi è arrivato oggi, che è il 2 novembre, quindi pensate voi quanto ho dovuto aspettare, ma finalmente è arrivato. E ora lo apriremo insieme e cercheremo anche di risolverlo insieme. Eccoci qua ragazzi, eccoci il rompicapo di Dr. Jack e Mr. Hyde, di Jack Nobile e di Hyde. Che dire, non c'è molto da dire perché è una scatola e bisogna cercare di aprirla. Però già ho notato qua che c'è una piccola imperfezione, in quanto non mi sembra stuccato un pezzettino di legno. Forse potrebbe aiutarci. All'interno c'è un regalo, dice Jack e Hyde dissero che ogni rompicapo aveva un regalo diverso, quindi chissà cosa troveremo dentro. E nulla, proviamo ad aprirlo. Allora, non si apre, naturalmente ci sarà un marchingegno da trovare, però sicuramente qui c'è il perno, quindi sicuramente si aprirà in questo verso qui. Ora c'è da capire solo come fare. Tanto mi sono munito del mio bel cacciavitino perché non si sa mai in caso ci fosse da aprire un qualcosa, non lo so, però come vi ho detto c'è un pezzettino di legno, questo, che non è stuccato. Ah, guardate, scorre giù e c'è un pezzo. Che cazzo? Ah, un magnete. Cavolo. Sono un paurito. Ganzo. Sicuramente ci aiuterà ad aprirlo. C'è solo questo di legno che si tira giù. Questo no. No, c'è solo quello. Non so cosa può servire questo magnete. No. Vabbè, qui sul perno si attacca adesso. Naturalmente. Poi. Qui sì, però. Qui si attacca, sì. Anche qua. Non riesco a capire. Che si è aperto un po'. Qui c'è qualcosa. Non so se si può vedere dalla telecamera. C'è come dei perni qui. Non so se lo vedete. Sembrerebbero come dei binari. Anche di qua, sì. Sicuramente c'è un marchingegno qua. All'altezza di questo apparino qui. Perché vedo che è lungo tutto il lato. Questo qui. C'è un qualcosa. Quindi probabilmente c'è un marchingegno qui da aprire. E sicuramente servirà questo, anche perché sì, attacca. Ma qui si muove qualcosa, Sì, qui si muove qualcosa. No? No, così non si apre. Proviamo a tirarli così. Niente, non si apre ancora.
così, nulla. Ma ragazzi, non potete capire come sto mattendo. Cioè, non solo ho dovuto aspettare oltre 4 mesi per riceverlo, ma non so neanche come cavolo si apre e cosa c'è al suo interno. Però è questo il bello, dai. Il bello di un rompicapo è riuscire a capire come fare. Qui si è mosso qualcosa. Anche qua. E anche qua. Sicuramente c'è da fare qualcosa qui di sopra, perché la calamita attacca qui, però non riesco a capire cosa. Si apra questo coso. Non so che dire. Ti aprirai? Non ti aprirai? Senti, si sta muovendo qualcosa, però non riesco a capire che cavolo sia. Allora, non vorrei fare un video lungo mezz'ora per aprire un rompicapo, però veramente non so come cacchio si apre. Che cavolo. Adesso in qualche modo romperlo, no, via. Si deve aprire per forza così, che qui c'è i perni, quindi bisogna che si sblocchi per qua in quanto c'è un binario, però non riesco a capire come, cavolo. Forse così. Che sento muovere qualcosa, ragazzi, vi dico la verità, però non riesco a capire che cavolo sto muovendo. Più che altro non si apre. Non si vuole aprire. Uffa. Non volevo lasciare il video incompiuto, cioè mi sarebbe piaciuto risolverlo, però non riesco a capire come si fa. Un po' se... Ve lo forzo, rispezzo tutto sicuramente, non è questa la soluzione, o sì? Non so! Non volevo spezzarlo. Bello, che sento muoversi qui dentro, però non riesco a capire come cavolo si apra. E ragazzi, vi do la verità, l'ho spezzato. Sono stato un pollo. L'ho spezzato. nulla. Vabbè, ormai vediamo cosa c'è dentro. C'è una carta del mazzo di Hyde con la sua firma, che è la donna di fiori. Hyde, con la sua firma, non so se la potete vedere. E c'è effetto il regalo, coincidence, e ecco qui, non vi fa vedere il codice, lo copro. Effetto il regalo, coincidence, e c'è un altro foglio, effetto il regalo, Arithmos. Wow, bello. Peccato che l'ho disfatto completamente il rompicapo. No, praticamente vedete, qui c'erano dei binari, era chiuso come vi avevo detto qua, c'erano questi, c'era il perno qui dove doveva slittare, e qui vi avevo detto che avevo intravisto un qualcosa che lo teneva bloccato, e qui ci sono dei ferretti che passavano qui sopra, ora però non so come... Praticamente ci sono 4 ferretti, 2 andavano mandati verso l'alto e
si liberava e due verso il basso e si liberavano gli altri due anelli. Andava male, ragazzi. Lo spezzavo tutto. Vabbè, dai. Però in compenso ora sapete cosa ho trovato dentro. La donna di fiori firmata da Hyde e due effetti di Hyde Store. Quindi tanta roba, tanta roba. Bravissimi Jack, bravissimo Hyde. Avete creato un rompicapo bello. Peccato che l'ho distrutto. Mi dispiace, ma l'ho distrutto. E nulla, ragazzi. Dai. Spero vi sia utile questo video. Se a voi è arrivato, fatemi sapere se siete riusciti a aprirlo senza spezzarlo, perché io l'ho spezzato. E nulla, e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao ragazzi!